se non si vince con una maggioranza autonoma, poi si è ostaggio dei partiti. Cioè, ma anche il fatto che non sia qui oggi, che forse i partiti gli hanno detto che non era il caso di venire. Per me era una semplice constatazione della realtà. Oggi i partiti che hanno governato per decenni questa città l'hanno distrutta e massacrata. E dico che sia assolutamente indispensabile mettere in campo una forza autonoma nuova che abbia le gambe, la forza per essere in grado di trattare da pari a pari con i partiti e non essere succube. È molto semplice. Ma lei spera nel sostegno di Salvini? L'ha incontrato soprattutto? Io non ho incontrato Salvini, io spero nel sostegno dei 120.000 romani che già mi hanno sostenuto con grandissimo coraggio 2 anni fa, un impegno che noi abbiamo onorato con 2 anni di cristallina opposizione, e spero nel voto di tutti quei romani che finalmente capiscono che votare chi ha governato per questi decenni vuol dire semplicemente continuare un lento e inesorabile declino della nostra città. L'appoggio del nuovo centrodestra la può aiutare o l'appoggio del nuovo centrodestra? Guardi, io sto a dire, noi siamo non militari, noi siamo un popolo di cittadini liberi d'appartenenza, liberi da ricatti, liberi da veti e forti a sufficiente, con una grande identità che ci consente di essere accoglienti. Noi non abbiamo bisogno di affermare la nostra identità negando l'identità altrui. La nostra forza è proprio quella di avere una capacità di accogliere e di includere anche chi viene da un percorso storico, degno, che ha fatto della sua battaglia politica il motivo della sua esistenza.